Oh, finalmente, guardate qua. Ora, spero che ci sia qualche raptor che ci sta seguendo. Ora, qualcuno potrà dire, allora, 31%, ragazzi, se siete qua del raptor, per cortesia, mi scrivete nei commenti quante volte. Allora, intanto vedete questa linea verticale. Questa linea verticale è stata tracciata. Ah, perché l'ho spostata oggi. Mannaggia, purtroppo mi fa vedere che l'ho creata al 27 perché ce l'avevo. Ah, no, aspetta, ecco, ok, la togliamo perché questo era il doppione. Guardate qua. L'ha creata il 29 di marzo. Ok, creata il 29 di marzo. Guardate cosa è successo esattamente dopo questa barra. Quindi è passato un mese. Come sapevo che questo titolo sarebbe crollato? Oggi crollo del 30%. Ho visto persone ieri che hanno 10, 15, 20 anni di esperienza comprare questo titolo. Vi faccio vedere, vi dimostro che ci sono persone ieri che hanno comprato questo titolo, perché era sceso abbastanza. Ragazzi del Raptor, quante volte mi avete sentito dire che questo titolo ad un certo punto dopo il 25 aveva altissime probabilità di crollare? Adesso magari non risponderà nessuno e farò una figuraccia, però io intanto ci provo perché sono sicuro di non avere. Magari nessuno risponde, ma sono sicuro che nessuno possa dire il contrario. Ah, bella domanda, Francesco, su quali basi hanno comprato, perché qui c'è stato un breakout, c'è stato un rimbalzo sulle medie, e quindi da qui si aspettavano che ripartisse di nuovo. Patrizia dice tantissime, Massimo Vergani dice confermo, Mauro dice Nostradamus ma con logica. I mercati, ragazzi, bisogna conoscerli. Quando dico, è quello che predichi ogni giorno. I mercati, ragazzi, bisogna conoscerli. Quando noi vi diciamo che bisogna partire da come funzionano i mercati e che quello che facciamo anche gratuitamente non lo trovate manco a pagamento, intendo esattamente questa roba qua, ok? Perché sapevamo che MBLE, intanto, fantastico titolo, risalita perfetta, breakout di questa IPO base, in realtà il breakout dell'IPO base non è mai arrivato, ma contrazione della volatilità, un breakout veramente fantastico con una business story fenomenale, quindi veramente c'era tutto quello che volevamo. Durante questa giornata il mercato stava andando bene, l'industria è caldissima perché comunque parliamo in qualche modo ancora di intelligenza artificiale, di guida autonoma, quindi il catalizzatore c'è. Tuttavia non abbiamo comprato. Perché? Perché sapevamo che c'era nella data del 25 di aprile. L'avevamo fatto anche live durante un Raptor, la scadenza dei lockup. Che cos'è la scadenza dei lockup? La scadenza dei lockup è il momento in cui gli investitori, gli insider, chi ha comprato prima, ok, inizia ad accumulare posizioni in maniera proprio enorme, ovviamente portando con sé, con un grande hype, storytelling, tutti gli investitori e i trader nella fase di risalita, per poi aspettare la data del lockup, ok? No, Daniele, oggi non ci siamo su Zoom, per quello che non ti fa accedere. Siamo su StreamYard. Grazie per avermelo detto. Il lockup è quel giorno dove gli investitori, letteralmente, possono vendere le loro posizioni, quindi loro sono obbligati a mantenere le loro azioni, le azioni acquistate per tutto questo tempo. E ovviamente chi le compra prima, questi meccanismi, li conosce e quindi accumula, 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 finché oggi meno 30%. Perché? Perché ovviamente gli insider hanno venduto le loro posizioni. Guardate. Le hanno vendute praticamente tutte, tanto da essere tornati al prezzo ai massimi della giornata della IPO. Ora, quante persone sono attente a questa cosa qua? Ve lo dico io, molto poche, perché tanti di voi
in realtà non sanno manco cosa sia il lockup e non l'hanno mai sentito dire, non l'hanno mai sentito dire prima. Perché? Perché ci sono tanti YouTuber, ma di trader ce ne sono veramente, veramente pochi. Quindi, ragazzi, come volevasi dimostrare, attenzione quando vedete le IPO nei primi 6 mesi, vedete perfettamente, guardate alla perfezione, scadenza dei 6 mesi, letteralmente ieri. Okay? Scadenza dei 6 mesi, guardate il giorno prima 5,9, 6 mesi. Nei primi 3 6 mesi hanno un obbligo appunto di tenere le posizioni in portafoglio. Queste sono le cose che insegniamo tutti i giorni all'interno dei nostri percorsi, ai nostri trader, spieghiamo che cosa guardare, non è solo come, oh, vediamo che cosa succederà. Io dico sempre Tesla, ragazzi, perché Tesla è stato il titolo probabilmente negli ultimi 2 anni che ha ricevuto più amore e odio da una parte e dall'altra. Sapere che cosa farà Tesla per 2 anni non ha niente a che fare con l'essere un trader. Quello che noi vogliamo sono le probabilità, conoscere i dati, conoscere i meccanismi, conoscere come funziona il mercato, e questo è quello che facciamo quotidianamente.